Buonasera, siamo con il professor Fernando Aiuti. Parliamo stasera, professore, di un'infezione importante, di un virus importante che è l'HPV, papillomavirus. Sappiamo responsabile sicuramente dei tumori del collo dell'utero, della cervice uterina, ma anche di altri tumori. Vogliamo vedere un attimo, la situazione, esattamente che cos'è questo virus, anzi meglio una famiglia di virus, poi un po'. Certo, una famiglia di virus, sono tanti virus, ma diciamo ce ne sono alcuni che sono più ceppi, che sono più pericolosi, che sono causa di lesioni croniche della cervice uterina che possono predisporre e portare al cancro dell'utero. Inoltre sono dei virus che sono associati anche a lesioni che riguardano gli organi genitali maschili e anche femminili, come i condilomi, e quindi è una cosa che dovrei dire alla fine, ma la dico adesso. Si sta pensando anche di poter utilizzare questo vaccino per la prevenzione dei condilomi negli uomini. E il virus del papilloma è un virus che è stato molto temibile fino a pochi anni fa e ancora oggi, perché purtroppo non si vaccinano le persone che dovrebbero vaccinare, e perché è fondamentalmente responsabile del tumore del collo uterino, che è una lesione che viene certo dopo molti anni Si è dall'infezione, 20, trascurata, 15, chiaro, 20, 30, in donne che non eseguono i controlli attraverso il CIN delle displasie della mucosa vaginale e del collo dell'utero. E quindi è pericoloso per questo, ed è un'infezione che è diffusissima. Di fatto tutte le persone che hanno avuto rapporti sessuali contraggono l'infezione, quindi è come dire più ancora del morbillo, della varicella, prima che ci fosse il vaccino. E ovviamente non riguarda le persone che non hanno avuto rapporti sessuali completi. Per cui è stata questa importante scoperta di questo vaccino preventivo, che ha delle caratteristiche fondamentali che direi non hanno nemmeno a tanti altri vaccini. Intanto la sicurezza, perché gli effetti collaterali sono meno del 0,5%, Quindi sotto l'1%, minimi. bassissimo. Sono nel caso dell'1% quasi sempre reazioni locali, come eritema, Come quindi, indurimento nel luogo dell'iniezione, e secondo, gli effetti collaterali possono essere in alcuni casi dei fenomeni di asma, di broncospasmo, di orticaria. Ma non si conoscono effetti collaterali gravi, per importante, esempio a livello di sistema nervoso, renale o epatico, come invece può di dare un altro addirittura il reagente. banale vaccino dell'influenza. Vero, Quindi infatti. è un vaccino molto sicuro. Secondo, ha una grande efficacia protettiva di prevenzione, almeno con studi a 5-8 anni, perché ovviamente Beh, ancora non certo, siamo ancora molto arrivati alla tempo, è chiaro. valutazione a distanza di 20 anni, con un'immunità che arriva al 99-100%, cosa che nessun altro vaccino dà, nemmeno quello dell'epatite che arriva al 95%, quello del morbillo, della varicella arriva al 90-92%, questo arriva Quindi al altissimo. 99%, quindi altamente protettivo, sicuro, altamente protettivo e efficace nella prevenzione dell'infezione e quindi nell'ulteriore sviluppo del carcinoma uterino. Ovviamente, perché cosa questa sicurezza e questa ovviamente protezione? È per i ceppi nei quali è fatto il vaccino, che colgono non tutti le infezioni da papillomavirus, l'80-85%, e cioè che sono il 16, il ceppo 16, il 18, ed è un vaccino bivalente che prende questi due, poi c'è un altro vaccino quadrivalente che prende il 16, il 18 e anche l'1 e il 6, cioè quindi quattro Quattro, ceppi. vedi. Complessivamente quindi un vaccino prende il 70-75% dell'infezione da HPV, l'altra arriva all'80%. Entrambi hanno le caratteristiche uguali invece per quanto riguarda la protezione e l'efficacia, ovviamente verso i ceppi per i quali il vaccino è contenuto. Ovviamente il messaggio qual è? Che noi sappiamo dai dati che ci sono in Italia che la vaccinazione facoltativa, che però è diciamo così gratuita, che dovrebbe essere fatta dalle ASL, nell'Italia in media effettuata nelle bambine che lo devono fare a compimento di 12 anni al 50% come media nazionale, con le Bassina. punte solite che c'è, la stessa differenza che c'è economica dell'assistenza,
dell'educazione scolastica, i punteggi, no? Certo. Quando si dice le scuole. Come no? C'è purtroppo anche in Questa questo caso. disparità. Arriviamo al 65% nel nord Italia, 50-55% al centro, e purtroppo nel sud siamo al Più o meno, 30-35%. pochissimo. Quindi la metà delle ragazze in Italia, 50-60%, non è protetta. Io trovo che sia veramente assurdo che dei genitori che sanno di queste cose, perché ormai su internet si sa Sì, tutto, infatti. non vengono Non ho invitati dal esatto. medico di famiglia, anzi dal pediatra di Pediatra, famiglia, certo. a incentivati a fare questa vaccinazione. Esatto. Poi diciamo che non tutte le colpe sono dei genitori o dei pediatri, ci sono anche delle responsabilità da parte delle ASL, perché alcune ASL sicuramente non propagandano, non incentivano la Certo. vaccinazione. E una volta il vaccino non c'è, posso Certo. dare Sì. testimonianza che il Certo. vaccino, mi chiamano dei genitori, l'ASMA ha rimandato tra 6 mesi, non lo trovano. Certo, se ci sono anche queste difficoltà, già uno magari non è Allora i genitori convinto. dicono, vabbè, lo dobbiamo pagare, costa carissimo, 160 euro, Certo. chiaramente arrivano poi ai 14 anni perché l'ASL magari lo fa solo a quell'età lì. Ah, Poi la certo, a bambina a quelle 15 corti lì. anni, 16 anni purtroppo Esce dalla esce dalla fascia, fascia e quindi certo. i genitori se lo devono pagare. Certo. Sono tre iniezioni e sono care Ed è ovviamente. chiaro. Ricordiamo quindi che questo vaccino HPV deve essere fatto all'età di 12 Sì. Ecco, anni, si può fare fino infatti questo all'età c'è comunque anche un'età dei limite. 15-16 Sì. anni o comunque prima dei rapporti Beh, sessuali. certo. Dopo che una ragazza ha informato che ha avuto i rapporti Sì. sessuali, deve fare ci può fare il vaccino Sì. solo se è negativa Ah, agli anticorpi, perché se ha già preso certo. È l'infezione inutile, è inutile, se certo. la PCR è positiva per il virus è inutile, però è raccomandato dai 16 anche fino a 25 anni purché le donne siano sieronegative. Certo. Quindi ricordiamo 12 anni, Sì. si può fare fino ai 16. Ovviamente le ASL non lo passano più, quindi a pagamento Certo. con la prescrizione medica si trova Sì. in farmacia, e così anche fino a 25, ma facendo questo test della ricerca degli anticorpi. Sì. Stavo dicendo una cosa all'inizio importante, Sì. che il vaccino può essere anche fatto in Sui ragazzi, ragazzi, sì. uomini, e anche, ricordiamo, non è solo la prevenzione del cancro, ma anche serve a prevenire i condilomi. Certo. È importante oggi perché le infezioni sessualmente trasmesse sono in aumento, ma sono in aumento anche perché chi ha un'infezione sessualmente trasmessa ha delle lesioni di continuo della mucosa genitale, Certo. per cui è più facilmente va incontro ad altre All'altra infezioni infezione, che possono essere quelle tutte sessuali. Quindi chi ha l'herpes può prendersi più facilmente l'HPV, chi ha la lesione da condiloma HPV si può prendere l'herpes o la lue o le qualunque altro, clamidia certo. o le infezioni anche Sì. più gravi, Chiaro. come sono quelle da HIV, il HIV, virus dell'AIDS, insomma, si certo. vede che è facilmente più trasmissibile quando ci sono delle coinfezioni sessualmente trasmesse. Quindi la Sì. raccomandazione è portate i vostri figli a vaccinare all'età quando è indicata, Certo. dalle, ve lo dice la ASL, il medico di famiglia, il pediatra di famiglia, e non ci sono preoccupazioni, non vedo questa paura Sì. immotivata di fare la vaccinazione. Non l'avete avuta quando avete fatto i vaccini che sono leggermente più rischiosi, come sono quelli del morbillo, della Certo, varicella, come percentualmente sono più sì. rischiosi. Questo è assolutamente Più innocuo sicuro, quindi. e quindi. Sì, è una garanzia per il futuro, per i loro figli. Secondo Certo. lei, professore, è più un problema, ecco, di paure dei vaccini, che comunque è un argomento che meriterebbe una trattazione a parte, perché poi ci sono moltissime leggende metropolitane sui vaccini, sempre c'è questa. Quindi è più una paura di Guardi. questo tipo, è una paura anche sociale, nel senso che comunque prevede già di vedere la propria figlia di 12 anni proiettata in una vita sessuale, che magari per un genitore è un ostacolo, in qualche modo, è come Brava lei. avviarla. Entrambi i fatti. Uno, questo che ha detto lei, perché non ne vogliono parlare, Ecco, è un, soprattutto no? i padri. Esatto, stavo proprio pensando a Ah, questo. piccola, ancora 12 anni. Bambina. Io anche in famiglia ho avuto problemi con nipotini che dicevano, ma aspettiamo un anno o due, dico, ma che cosa aspetti? Sì, Diceva mio figlio. infatti. E poi gli anni, cioè, passano Sì, presto, dico, infatti. quindi. E
E quindi c'è la paura, diciamo così, non la paura, ma questo problema sociale di non vedere la prossima Eh sì, attività sessuale delle figlie, che è sempre un che è argomento un po' sempre un tabù, argomento molto eh? delicato. Dei figli maschi non gli importa Meno, sì. niente a Anzi, nessuno. forse lì si fa fin troppo poca prevenzione, nel Sì, senso non si sì. fa una visita Le andrologica in femmine tutto il senso. invece la vedono Esatto. come una cosa lontana e non se Sempre l'immaginano. bambine ancora, E sì. poi bambine, giustamente, ma deve essere fatto Ma prima deve apposta, essere fatto da perché già ci bambini, è vogliono 6 mesi chiaro. solo per dare l'immunità, e quindi Certo. tempo zero a 2 mesi e a 6 mesi sono le tre iniezioni che vanno Certo. fatte, quindi 12, arriviamo già a 13 anni. Sì. Quindi. E il secondo aspetto è quello sicuramente della paura immotivata dei vaccini, Sì. perché si fa tutto dall'erba un Sì, fascio. esatto, ci sono Ci degli sono alcuni vaccini che sono allarmi. anche discutibili, è vero che hanno effetti collaterali Sì. abbastanza importanti, come quello contro la febbre gialla, per esempio, un vaccino che dà Sì. effetti collaterali gravi. Quindi va Ci sono dei valutato, vaccini che chiaro. possono avere dei rischi, però il discorso è sempre rischio-beneficio, Infatti. cioè di fronte a Infatti. un Sì. beneficio di non prendere la Sì. malattia, morbillo, che in un caso su 1.000 dà la polmonite, un caso su 10.000 dà Ma l'encefalite. come Un caso su 100.000 dà la morte, l'infezione morbilla, dà la broncopolmonite, un caso su 1.000. Il vaccino, tutto questo è 10 volte, 100 volte di no? meno. Ci sono, è vero, dei casi di complicanze Certo. da morbillo, da virus della varicella, da vaccino della varicella, però se, è come con la polio Sì. dava nel 20% dei casi la paralisi, il vaccino dà un caso Un su un caso, milione, infatti. purtroppo quando capita quel caso lì è vero, Beh, è chiaro. drammatico. Però Però dobbiamo bisogna anche pensare al valutare, caso singolo. infatti. Quindi questo è uno. Secondo, sui vaccini c'è stata e c'è ancora un gruppo di Sì, medici che non capisco è vero. veramente quali sono i Lo scopo, motivi, sì. per cui fanno una denigrazione sistematica Continua, dell'utilità delle vero. vaccinazioni, Sì. creano delle paure Degli allarmi, immotivate, come problemi di danni da vaccino che non sono sempre dovuti al vaccino, perché Sì. uno può avere la complicanza perché ha fatto il vaccino, ma non c'entra niente C'aveva il magari altre vaccino, perché c'era problematiche, ma è l'incubazione, chiaro, l'infezione, un'altra infatti. cosa. Sì, E sì, sì. queste persone purtroppo su internet si Sì. dice di tutto e di più, e quando succedono delle dimostrazioni eclatanti Sì. Fanno di molta più notizia, vero? sì, un caso Sì, singolo sì, che ha fatto la vaccinazione, c'ha l'encefalite. Può accadere, sì. però non si Certo, pensa ai 999.000 persone che sono state infatti. salvate dal vaccino Esatto, contro il ma morbillo. certo. La dimostrazione, c'è stato un recente episodio, recente, un anno fa, di un'epidemia di morbillo Sì. in ventenni, in trentenni, 20-25 anni, che ha preso una contea del Galles adesso in Inghilterra, l'anno scorso, e che ha creato dei grossi problemi Certo. di gravi complicanze, broncopolmoniti, otiti, ci sono stati anche casi di encefaliti. Caspita. In queste persone è un'epidemia di morbillo in Inghilterra, in questa contea. Perché? Perché Non aveva 20 anni fa fatto. c'era stato un medico Sì. che aveva fatto una campagna contro le vaccinazioni Proprio in questo piccolo lì. paese Certo, del certo. Galles. E queste 20-30 mila persone di Non era questa vaccinato provincia non erano nessuno. state vaccinate Penso. allora, Certo. quando c'era il vaccino per il Sì. morbillo che era venuto fuori, mentre in Sì. tutta Inghilterra era sempre un Beh, vaccino certo. facoltativo, come in Italia, Sì, avevano fatto avevano una fatto, sì. vaccinazione. Per cui il vaccino serviva non solo a prevenire le persone, ma anche a evitare la diffusione Ma certo, dell'infezione. chiaro. Invece il virus recircola ancora del Sì. morbillo. In quella Beh, microambiente, attecchito micro, subito, diciamo, beh. micro, sempre una Sì, città di beh, comunque, 30-40 mila insomma. Sì. abitanti, si è creata una Ma vera e propria certo. epidemia Certo. che ha falcidiato le Sì. persone, mentre non si è estesa in altre città, perché in altre città il Certo. fenomeno Beh, era. del vaccino killer, creato da quel medico, che poi è stato Sì. anche condannato, è stato condannato perché aveva falsificato i dati dell'industria farmaceutica Addirittura, dell'evoluzione del pur vaccino. di dimostrare la sua tesi? Sì, Ma dicendo che il incredibile. vaccino conteneva dei Incredibile. virus Sì. selvaggi, che non era sicuro, e è stata una causa per l'industria Credo. farmaceutica, che poi Però l'industria l'ha intanto, vinta certo. 7-8 anni dopo, però Ma i intanto danni si erano era fatti, creato certo. una zona di non vaccinazione Eh sì, che un enclave ha a creato questo rischio, problema. Io ho certo. raccontato questo episodio Sì. per dire
è la controdimostrazione nell'era della vaccinazione, dove non si vedono più i danni ma solo i benefici, invece di una piccola zona del mondo, e anche negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti tutti dicono bene eccetera, ma la salute pubblica degli Stati Uniti lasciamo stare, cioè proprio. Tanto si vede dai dati, nonostante che è un paese ricco, che l'età media è inferiore a quella dell'Italia, della Svezia, del Giappone, e al settimo, ottavo posto dovrebbe stare al primo per i soldi che hanno. Certo. Poi secondo, perché la tutela della salute costa, e le vaccinazioni se le devono pagare, le pagano le assicurazioni che costano cari. La battaglia che sta facendo con Obama, grandi difficoltà, prima, perché che prima aveva fatto lo stesso presidente Clinton che non era riuscito, lui adesso è riuscito per modo di dire, perché poi hanno spostato limitatamente, è solo quello, perché le assicurazioni dietro, sono spietate, come no? Quindi l'andamento del morbillo, di altre infezioni virali gravi, non si parla mai che in America ancora c'è l'infezione del virus delle montagne rocciose, ci sono dei casi, c'è la peste. Negli Stati Uniti ci sono stati 20 casi di peste, nessuno lo dice, in alcuni stati degli Stati Uniti. Quindi non è che parliamo dell'India. No, infatti non è un paese. Lì avviene la stessa cosa, perché il vaccino lo devono pagare, lo fa l'80% della gente, per cui se beccano ancora il morbillo, la varicella, la rosolia. Noi siamo abituati a parlare sempre male dell'Italia e bene dell'estero. Però fare all'estero ogni tanto anche per lavorare, per carità, posto favoloso. Però poi se perdi il posto di lavoro a 40 anni, 50 anni è difficile trovarlo se non sei competitivo. Esatto. Sì, perché comunque c'è un sistema anche molto spietato. Si vuole, si vuole la stessa cosa, ma senza diciamo la competizione spietata. Allora non si possono avere le due cose. O sei spietati nella competizione e quindi escono i migliori, oppure, come io ritengo sia anche utile, bisogna dare l'assistenza a tutti e anche il lavoro a tutti, anche quelli non bravissimi, e quindi includere il mondo un po', del lavoro allargare, deve essere, un allargare un po'. Sì, perché sennò poi si rischia anche un'esclusione, e comunque avere soltanto una minima categoria che comunque ha successo, ma esclude tutto il resto. Un paese non può andare avanti soltanto con una piccola categoria. Sul discorso dei vaccini mi viene in mente che paradossalmente, per esempio, l'anno scorso, quando ci furono quei campioni ritirati, mentre erano forse tutto sommato testimonianza del controllo, del fatto che ci fosse invece un sistema di attenzione, di allerta, anche quello infatti è stato un motivo per non farlo. Infatti leggevo che quest'anno, per esempio, la campagna del vaccino antinfluenzale, molte meno persone hanno aderito. Cioè il fatto stesso che a volte alcune notizie sono anche veicolate male, in questo senso. L'informazione sui vaccini, credo che questo sia proprio importante, invece che possa avere dei punti lì chiari. Era un lì successo, è un problema. Era un successo che il vaccino dell'industria farmaceutica presentava alcuni aggregati che non inficiavano nemmeno, diciamo la immunogenicità, però semmai avrebbero creato dei problemi locali di assorbimento locale, per cui giustamente il controllo è stato fatto dall'industria e dall'Istituto Superiore di Sanità, è stato ritirato dopo 20 giorni e l'hanno riammesso in commercio con altri lotti eccetera purificati. Però questo ha creato un allarme, ha ridotto il numero. Fortunatamente il numero di casi di influenza non è stato tanto, nonostante la riduzione delle vaccinazioni. Forse non era un il problema è che la vaccinazione si dovrebbe fare indipendentemente dall'epidemia. Infatti. Adesso, quando ci sarà tra 15-20 giorni i primi casi di influenza, allora corri a fare il vaccino, è utile fare lo stesso fino a metà gennaio. Però è bene farlo adesso, prima, ricordiamolo, fare il vaccino antinfluenzale a tutte le persone che devono, al quale è consigliato farlo, ma io poi ovviamente non lo raccomando a tutti quelli, lo faccio lo stesso, no, è sbagliato. Il vaccino deve essere fatto sopra i 65 anni e fino ai 2 anni di età. Io ho un bambino di 5 anni, 8 anni che è stato bene, non deve essere fatto, quindi l'età è un limite. Le donne in gravidanza dopo il primo trimestre va fatto, e poi le persone che rientrano nelle categorie a rischio, che sono gli obesi, i pazienti affetti da malattie croniche cardiache, malattie croniche respiratorie, enfisema, malattie metaboliche come il diabete, immunodeficienze primarie e secondarie, perché un vaccino attivato non crea problemi collaterali,
E poi anche pazienti che sono immunosoppressi per chemioradioterapia, Certo. e lì il problema è della cultura degli oncologi, Sì. che dovrebbero Spingere di più, spingere più sì. per la vaccinazione se hanno pazienti che hanno fatto chemioradioterapia, e Ma certo. quindi dovrebbero incentivare la vaccinazione perché diventano dei nuovi ospiti Certo, immunocompromessi ma che fino a certo. 20-30 anni fa non c'erano, Infatti. e quindi va raccomandato. Però farlo uno che ha 50 anni, che è stato sempre bene, dice: ma la faccio con l'influenza? È sbagliato, perché poi se la deve fare ogni anno. Certo. La rivaccinazione può creare problemi, non dico di allergia, però insomma, se uno poi deve fare il vaccino per 50 anni, Ma certo. non è corretto. Quindi, anche perché uno a 50 anni l'influenza la La supera, può se anche non ha passare, questi se non ha problemi. In problematiche 3 giorni all'albero, certo. di febbre si supera. Purché non si prendono gli antibiotici come spesso purtroppo la gente Quello, fa per esatto. rimettersi in piedi subito, perché poi anche quello è un problema degli antibiotico resistenza ormai abbastanza Sì. importante. Vedevo che l'Italia tra l'altro è uno tra i paesi in cui si fa più abuso, diciamo, perché l'antibiotico è un farmaco Sì, miracoloso, straordinario, ma solo se... certo. I medici, ai bambini ne parliamo, poi bastano Esatto. 2 giorni di febbre, danno subito Sì. l'antibiotico, tanto invece è sbagliato poi Sì. anche Ma per il certo. prossimo, perché poi si creano dei ceppi Ma resistenti, quindi per infatti. la comunità è deleterio. Però insomma che il vaccino possa essere invece comunque sempre assolutamente considerato per quello che è, né più né meno, cioè un'opportunità, come siamo partiti proprio dal vaccino per le bambine, per l'HPV, un'opportunità per evitare malattie Certo, future. infatti la campagna che è stata fatta con Sì. l'H1N1 è servita, tutto sommato, E diceva: avete come fatto terrorismo. Ma intanto no? non c'è Meglio stato terrorismo che non l'aumento sia del numero di successo poi morti, che niente. erano attese, Esatto, che sono ma stati infatti. avvenuti in tutto il Esatto, mondo, perché la prevenzione ha pagato, e l'epidemia che scoppiò, me lo ricordo bene, un mese prima del solito, era la metà di ottobre, cominciarono i casi nelle scuole, quindi questa vaccinazione alle persone anziane, le più certo, fragili, che corsero allora a fare la sì, ha vaccinazione, li salvò da bloccato, ah, certo, complicanze, ma come eccetera. Mentre i ragazzi se la sono presa no, ma e sì, finita lì. certo.